Sì, era un uomo con la schiena drittissima, molto curioso, ma curioso proprio delle persone, non solo dei fatti. Curioso, mi dicono anche delle storie degli infermieri che erano qui con lui ad assistere. Un uomo che era vorace, voleva sapere tutto di tutti, schiena drittissima, grande talento di scrittura, cioè era uno controcorrente, che è uno che in fondo si dice non è mai stato un direttore, forse non è mai stato un direttore proprio perché lui voleva agire in proprio, voleva comunque avere la libertà di poter anche mandare al diavolo un po' tutti se voleva. Poi io ho cominciato a fare questo mestiere leggendo i suoi libri e sognando di diventare come lui, insomma, quindi era un modello. E lui aveva un rapporto un po' di figliolanza con tanti giornalisti più giovani, per cui li rimbrottava, ti chiamava, magari si arrabbiava con te, però si capiva che c'era sempre un affetto, una voglia di trasmettere la passione del mestiere magari a quelli più giovani. Io ho veramente dei ricordi bellissimi di Giampaolo, un uomo di grandissima umanità, anche quando non eravamo d'accordo, anche quando lui ha fatto delle scelte che magari si potevano non condividere, ma lui era un uomo che andava per la sua strada ed era convinto di quello che scriveva e ha fatto bene a scrivere solo quello di cui fosse convinto, insomma. Grandissimo cronista politico, grandissimo cronista in tutti i sensi, perché voglio dire, il pezzo sul Vaillant è un pezzo, era molto giovane, ma era un pezzo da grandissimo cronista di storie, e poi è stato uno storico sicuramente maniacale anche nella ricostruzione dei fatti storici. Si può essere d'accordo o meno con quello che lui sosteneva, ma per quel che mi risulta i fatti che ha raccontato non sono mai stati smentiti, nel senso che difficilmente raccontava, era quasi impossibile che raccontasse fatti che non fossero comunque realmente accaduti.